All'indomani dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, la posizione dell'Italia fu quella di proclamare la propria neutralità di fronte allo scatenamento della guerra europea. Quali sono i motivi che portarono il governo italiano, guidato all'epoca da Antonio Salandra e dal ministro degli esteri Antonino di San Giuliano, a proclamare questa posizione di neutralità? Beh, innanzitutto l'Italia era sì legata agli imperi centrali attraverso il Trattato della Triplice Alleanza stipulato il 20 maggio del 1882 a Berlino, ma questo trattato aveva un carattere assolutamente difensivo. Quindi l'Italia proclama la propria neutralità in base al carattere difensivo del trattato, per cui non erano stati i paesi contraenti ad essere stati attaccati, ma era stato l'Austro-Ungheria a dichiarare guerra alla Serbia e quindi a determinare lo scatenamento delle alleanze che aveva portato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ma al di là del dato formale del carattere neutrale dell'alleanza, le motivazioni della posizione neutrale dell'Italia furono molteplici. Innanzitutto c'è una motivazione di carattere politico. E la motivazione di carattere politico fu quella di trovarsi il governo Salandra, la stessa monarchia, in difficoltà a dichiarare guerra immediatamente a degli alleati, appunto, che erano stati legati insieme dal 1882 nella formula della Triplice Alleanza. Quindi l'impossibilità politica, se vogliamo, a ribaltare le alleanze che erano state stipulate. In secondo luogo, a spiegare la neutralità del paese va senz'altro messa in analisi l'impreparazione militare dell'esercito italiano. In effetti, la guerra contro l'impero ottomano per il possesso della Cirenaica Tripolitania dal 1911 al 1912 aveva sostanzialmente esaurito le scorte militari dell'esercito italiano, e gli anni successivi al 1912 avevano visto da parte del governo Giolitti un certo taglio sulle spese militari, e quindi in realtà l'esercito italiano alla vigilia dello scoppio del 1914 non è assolutamente preparato rispetto agli altri eserciti europei che parteciparono a questo immane conflitto. In secondo luogo c'è il problema delle trattative, ossia nel lungo mese che precede lo scoppio della guerra mondiale, in realtà l'Italia cercò di trattare l'ingresso dell'Italia nel conflitto a fianco degli imperi centrali, quindi a fianco della Germania e dell'Austria-Ungheria, attraverso la concessione di compensi da parte dell'Austria-Ungheria in base all'articolo 7 del Trattato della Triplice Alleanza. Ecco, questo è il nodo dell'atteggiamento italiano sia nel luglio del 1914 sia nei mesi successivi, ossia da una parte la volontà italiana di ottenere da parte dell'Austria-Ungheria delle concessioni territoriali che segnatamente consistevano in alcune rettifiche di frontiera sull'Isonzo, e dall'altra parte nella concessione del Trentino compresa Trento, e dall'altra parte il rifiuto da parte dell'Austria-Ungheria di arrivare a qualsiasi concessione a favore dell'Italia. Ecco, questo resta il punto e il mancato incontro tra Roma e Vienna che si sviluppa non solo nel luglio del 14, ma poi dall'agosto del 1914 fino al maggio del 1915. Quindi questo mancato incontro tra Roma e Vienna, e anche la mancanza da parte di Berlino, quindi da parte della Germania, di svolgere questo ruolo di mediazione tra i due alleati, fa sì che all'interno del paese si apra un dibattito molto acceso, molto violento, appunto il dibattito tra neutralisti ed interventisti. Da una parte ci sono gli interventisti, che sono sì una minoranza, ma una minoranza molto rumorosa, molto forte anche dal punto di vista giornalistico, e quindi vi troviamo i nazionalisti, vedremo i sindacalisti rivoluzionari, i repubblicani, i radicali, il Corriere della Sera di Luigi Albertini schierato apertamente a favore dell'intervento, e anche una parte di quella classe dirigente liberale che si riconosceva in questo liberalismo nazionale incarnato da Antonio Salandra e successivamente, dopo la morte di Antonino di San Giuliano, da parte del nuovo ministro degli esteri Sidney Sonnino. Nel campo dei neutralisti troviamo invece i socialisti, i cattolici e i liberali che si rifacevano a Giolitti. È il caso però subito di sottolineare che anche i neutralisti ebbero una posizione condizionata. Cioè
Cioè, all'indomani dello scoppio della Prima Guerra Mondiale è chiaro che l'opinione pubblica italiana non avrebbe mai accettato di entrare in guerra a fianco della secolare nemica Austro-Ungheria, della secolare nemica della casata degli Asburgo. Quindi per l'Italia c'erano solamente due opzioni: l'intervento a fianco delle potenze dell'intesa, Francia, Inghilterra e Russia, oppure il mantenimento di una neutralità, ma che inevitabilmente doveva essere una neutralità condizionata, ossia una neutralità che doveva essere condizionata appunto dalla concessione di territori da parte dell'Austria-Ungheria. Quindi anche all'interno di questo fronte neutralista le posizioni sono divergenti, e le posizioni sono divergenti in maniera tale appunto che determinano delle spaccature all'interno dell'edificio liberale, dello Stato liberale, che spiegano poi gli avvenimenti successivi al termine del conflitto. Quali sono queste spaccature? Per esempio le posizioni dei due partiti che erano stati ai margini del processo risorgimentale divergono chiaramente rispetto alla guerra nazionale. Infatti il Partito Socialista Italiano rimane fermo al principio del né aderire né sabotare per tutto il corso del conflitto, e il Partito Socialista Italiano è l'unico partito, eccettuato il Partito Socialista Russo, a non addivenire a nessuna unione sacra in favore della guerra. Cioè tutti i partiti socialisti europei accettarono di sostenere il governo in guerra, cosa che non fece il Partito Socialista Italiano, rimanendo neutrale, quindi estraniandosi da una scelta importante come quella della Prima Guerra Mondiale, dell'entrata in guerra del primo conflitto mondiale, che a molti parve in quel periodo come non solo il progetto di fare dell'Italia una nazione più grande, per usare le parole dei nazionalisti, ma soprattutto di completare il risorgimento nazionale, ossia di acquisire finalmente Trento e Trieste. Quindi i socialisti in realtà si allontanano dall'edificio della classe dirigente liberale. Dall'altra parte i cattolici, all'interno delle quali ci sono parecchie sfumature, mantengono sì una posizione iniziale di neutralità, proprio perché era impensabile per i cattolici sostenere una guerra contro una potenza cristianissima come quella dell'Austria-Ungheria. È pur vero però che a partire dal gennaio del 1915, con il discorso del direttore dell'Osservatorio Romano Alberico Filo della Torre, in realtà che annuncia l'ipotesi di una neutralità condizionata, quindi che i cattolici avrebbero comunque sostenuto le scelte della classe dirigente liberale, noi vediamo come il processo dei cattolici sia completamente inverso a quello dei socialisti. Cioè, mentre i cattolici con questa scelta vanno a completare il processo di inserimento all'interno dello Stato liberale, quindi la ricucitura dello strappo del 1870 della presa di Roma, i cattolici invece si allontanano sempre di più dalle scelte della classe dirigente liberale. E questo allontanamento sarà sempre maggiore, sempre più marcato, anche dopo la rivoluzione bolscevica del 1917. Quindi una sorta di iato di queste due forze, no? Una che tenta di integrarsi all'interno dell'edificio della classe dirigente liberale e un'altra invece che in qualche maniera si allontana da questo edificio. Ma le spaccature ci sono anche all'interno della classe dirigente liberale, tra appunto coloro che portano avanti la volontà e la scelta, come Antonio Salandra, come Sidney Sonnino, di portare l'Italia in guerra proprio per cercare attraverso il conflitto di raggiungere il completamento del risorgimento nazionale, e dietro Salandra e Sonnino c'è ovviamente il re Vittorio Emanuele III, che a un certo punto ha fatto questa scelta di portare l'Italia in guerra per completare il processo che era stato iniziato dagli Asuavi, e dall'altra parte la figura di Giovanni Giolitti, lo statista che aveva in qualche maniera egemonizzato l'Italia liberale a partire dal 1900, a partire dal 1903, che in realtà assume invece un atteggiamento di neutralità. Quindi una spaccatura abbastanza forte, abbastanza evidente, che si consuma all'interno della classe dirigente liberale tra i salandrini, quindi coloro che interpretavano il liberalismo italiano con una coloritura più a destra, più nazionale se vogliamo, e i giolittiani, che invece avevano l'idea di mantenere l'Italia in una posizione di neutralità. Ripeto, neutralità condizionata, ma neutralità. In realtà questo scontro tra le due anime del liberalismo italiano si viene a consumare nel maggio del 1915, con appunto il famoso radioso maggio del 1915. Perché Giolitti, tornato a Roma, ha saputo della conclusione il 26 aprile del 1915 del patto di Londra con Francia, Inghilterra e Russia, che legava l'Italia alla coalizione della triplice intesa, che avrebbe portato il governo italiano ad entrare in guerra nel giro di un mese. Ebbene, Giolitti, tornato a Roma, anima il fronte interventista, il Parlamento si dichiara a favore di Giolitti, di questa opzione neutralista, tant'è che Salandra, Antonio Salandra, di fronte a questa sconfessione da parte del Parlamento, proclama le proprie dimissioni del sovrano.
E a questo punto si sviluppa questo grande, se vogliamo, e sottile gioco politico tra il presidente del Consiglio Salandra e il leader dell'Italia liberale che era stato Giolitti e Vittorio Emanuele III, che si consuma nel giro di 10 giorni, dal 10 fino al 20, al 20 maggio del 1915, in cui l'opzione neutralista giolittiana viene sostanzialmente meno. Salandra otterrà la fiducia del Parlamento, otterrà il reincarico da parte del sovrano e porterà poi il paese in guerra il 24 maggio del 1915. Ma perché l'opzione neutralista giolittiana viene meno? Perché in realtà il fronte neutralista è un fronte totalmente eterogeneo. È composto da cattolici, da socialisti e dai liberali giolittiani. E Giolitti ovviamente non poteva mettersi a capo di una coalizione che vedeva forze così eterogenee, alcune antisistemiche come il Partito Socialista Italiano, altre come la componente cattolica che solo da poco si era riconciliata con la classe dirigente liberale. E quindi il sovrano, di fronte all'impegno che sia il governo sia la monarchia aveva stipulato con i sovrani, con il presidente con i sovrani di Inghilterra e di Russia e con il presidente della Repubblica Francese, preferisce lasciar cadere l'opzione neutralista e ritirarsi nella sua Dronero per tutto il corso del conflitto. Il portato però è che queste spaccature nell'edificio della classe dirigente liberale furono molto forti e si accentuarono nel primo dopoguerra, anche perché durante tutto il corso del conflitto in realtà si venne ad elaborare, proprio per il calore ideologico della guerra, la concezione non dell'avversario politico, bensì del nemico politico. Quindi l'introduzione di un concetto, già enucleatosi in occasione della guerra di Libia, che però durante il primo conflitto mondiale si esplicitò non solo nei confronti appunto del Partito Socialista Italiano e quindi dei socialisti italiani, ma anche nei confronti di quei liberali che facevano capo a Giolitti, che non si erano riconosciuti nella scelta interventista nel 1914 e nel 1915, che era stata vista, ed è il caso di sottolinearne ancora una volta, come la scelta necessaria per completare il processo di risorgimento nazionale.